sit-in di medici e operatori del 118 di Catanzaro alla cittadella regionale per protestare contro le delibere delle ASP di Catanzaro e Crotone che da circa un anno hanno portato alla sospensione del contratto regionale e delle indennità. La Procura di Catanzaro ha espresso parere favorevole riguardo all'istanza di dissequestro di Piazza Bilotti, fatta eccezione per le aree del museo, soddisfatto il sindaco che dice potrà essere restituita alla comunità. Preoccupa il crollo del costone di roccia nel centro storico di Amantea, c'è un pericolo gas, operai al lavoro da ieri pomeriggio. Laboratorio fermo, niente tamponi a Corigliano Rossano, l'area più colpita dal virus nel Cosentino. Nei frigoriferi ce ne sono 200 da processare. Dalle carte dell'inchiesta Faust emergono ombre sui concorsi espletati nel comune di Rosarno, inerenti 3 posti per la gestione di un centro per migranti. Buonasera ad Anna Franchino e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli in apertura. Parliamo della protesta dei medici e degli operatori del 118 di Catanzaro questa mattina davanti alla cittadella regionale per appunto protestare contro le delibere delle ASP sia di Catanzaro che di Crotone, che da circa un anno hanno portato non solo alla sospensione del contratto regionale ma anche alla mancata corresponsione espansione di alcune indennità. Ma sentiamo Gianluca Vasco. E lì noi chiediamo la disponibilità a fare gli autisti nella regione, i portaborsi nella regione, chiediamo la disponibilità, scrivi lì. Protestano gli operatori del 118 e l'ASP di Catanzaro sotto gli uffici del commissario ad acta per il piano di rientro Guido Longo alla cittadella regionale. Rivendicano una serie di questioni attinenti all'operatività del servizio e alle indennità che non sono state riconosciute. Ad esempio quella per l'emergenza Covid-19 che a detta agli operatori non è stata erogata nonostante i 16 milioni di euro stanziati dal governo siano già arrivati. Altre questioni: il mancato pagamento degli straordinari, il rinnovo del contratto di lavoro scaduto ormai nel 2009, l'indennità aggiuntiva riconosciuta per le ore di lavoro straordinario che ammonta a 5,50 euro, ritenuta inadeguata e non rispondente al rischio professionale e all'importanza che il servizio svolge per il territorio, e la revoca dell'indennità di rischio biologico per gli autisti e le ambulanze, nonostante siano soggetti esposti a rischio elevato. C'è il problema del mancato rinnovo contrattuale all'ASP, c'è il problema dei soldi Covid che sono stati stanziati dallo Stato alla regione Calabria, il quale il mese di luglio con i sindacati hanno fatto l'accordo che dovevano dare questi soldi per infermieri, per tutti gli operatori sanitari. C'è il problema degli straordinari fatti dal mese di agosto ad oggi non pagati, e quindi noi vogliamo sapere più che altro dove sono questi soldi. Vorrei dire ai nostri dirigenti e al commissario Longo come mai le postazioni alcune sono col medico, altre senza medico. E nel mio caso Sersale, che diciamo serve una popolazione montana, ci hanno lasciato da più di un anno senza medico. L'altra volta che ci hanno fatto i tamponi ci è stato detto di sottobanco che noi il medico non ce l'avremmo più. Commissario Longo ha ricevuto una delegazione di manifestanti e ha ascoltato le problematiche esposte. L'incontro è stato sereno, abbiamo esposto le problematiche su questa delibera che ha sospeso l'indennità. Il commissario ha recepito le nostre osservazioni e a breve avremo delle risposte in merito. Non avevamo dubbi sulla sua sensibilità, disponibilità e un impegno a garanzia del servizio 118, che è protezione civile. Che sia chiaro questo a tutti i rappresentanti della regione Calabria. Ora la cronaca, perché la Procura di Catanzaro ha espresso parere favorevole riguardo all'istanza di dissequestro di Piazza Bilotti, fatta eccezione per le aree del museo, soddisfatto il sindaco Mario Chiuto che dice potrà essere restituita alla comunità. Esprime la sua soddisfazione sui social il sindaco di Cosenza, Mario Chiuto, dopo aver ricevuto comunicazione con la quale il pubblico ministero presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Catanzaro ha espresso parere favorevole riguardo all'istanza di dissequestro di Piazza Bilotti prodotta dal Comune di Cosenza tramite i suoi legali.
Sulla base, scrive il primo cittadino, di un primo positivo giudizio tecnico della società SismLab incaricata di eseguire la valutazione di sicurezza delle strutture interessate dall'originario sequestro preventivo, a questo punto, ad esclusione delle aree museali per le quali sono in corso ulteriori e più approfondite indagini sulle travi metalliche, tutte le strutture e i vari livelli della piazza potranno essere restituite all'uso pubblico. Ci sono voluti circa 9 mesi, ma alla fine la piazza nel cuore della città dei Bruzzi potrà essere restituita alla comunità, anche se dovranno essere rispettate alcune limitazioni precauzionali temporanee e che riguardano, scrive ancora Occhiuto, il divieto di evitare assembramenti, misure peraltro già in vigore per via dell'emergenza sanitaria in atto. Dunque tutte le funzioni della piazza e dei piani interrati verranno immediatamente riattivate, saranno ripiantumati gli alberi e disposti di nuovo tavoli e sedie anche per l'esercizio dei locali, sarà possibile passeggiare e fruire delle attività commerciali, scrive ancora il sindaco, che lo ricordiamo al momento in quarantena perché è risultato positivo al Covid, ma che sottolinea come questa decisione servirà a tante unità lavorative che potranno tornare ad essere attive in un momento di grave crisi economica. Adesso cambiamo argomento, parliamo della frana che ha colpito Amantea, il crollo proprio di un costone di roccia nel centro storico del piccolo centro del Tirreno Cosentino. C'è un pericolo di gas, gli operai sono al lavoro da ieri pomeriggio, per noi è andata a controllare com'è la situazione la nostra Isabella Roccam. Questa è la frana che ha interessato il centro storico di Amantea. Siamo in località Catocastro. Vedete rocce, detriti che hanno investito questa porzione. Vedete giù ci sono alberi che sono stati divelti, sradicati proprio da grossi massi. Una frana che si è abbattuta proprio tra due abitazioni. Dove c'è quel grosso masso, dietro c'è una porta. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ovviamente le abitazioni sono state sgomberate, circa 50 famiglie che sono state costrette a lasciare le loro abitazioni, e vedete anche giù quelle case sono state sgomberate perché c'è ancora rischio che questo movimento franoso possa continuare. Vedete proprio laggiù ci sono i mezzi dei vigili del fuoco. Lei abita qua? Sì, sì. Ora vai Roma. Quindi se ne sta andando, porta via la roba? Sì. E qui sono ancora al lavoro gli operai dell'Italgas, perché la frana ha interessato anche una conduttura del gas, e da ieri che stanno lavorando ininterrottamente. È ancora forte l'odore di gas in questa zona. Ovviamente l'area è stata delimitata perché, come dicevo, potrebbero esserci ancora dei crolli, e tra l'altro non è la prima volta che il centro storico di Amantea viene interessato da movimenti franosi. Tanta paura davvero per chi ieri, nel momento in cui è venuto giù questo costone di roccia, si trovava in casa. In questa zona abitano soprattutto persone anziane. C'ero io, mia madre e il badante. Sì. Quanti anni ha sua mamma? 82. Mi racconta che è successo? Guarda, io stavo in casa, a parte che sto lavorando remotely, quindi qui col computer collegato a Londra. Niente, stavo scendendo le scale a chiocciola da dove sto io, in cima al palazzo, e sento sto boato terribile, sembrava un autotreno. Però la casa non si è mossa, non c'è stato movimento, però cioè, il boato c'era. Poi una polvere, non vi dico, terribile, quasi come una polvere di... che viene dal mare, no? quando c'è la tempesta, bravo. E niente, questo terribile boato che è durato insomma, almeno una trentina di secondi, poi è smesso, poi il silenzio totale, insomma. Poi siamo scappati perché è ovvio che pensavamo che, siccome era attaccata alla casa sta roccia, crollasse pure il palazzo, insomma, una porzione, però è rimasto in piedi, miracolosamente, diciamo.
Sua mamma adesso dove si trova? Adesso sta vicino qui ad Amantea, a Belmonte. Niente, siamo in partenza per Roma, dove abbiamo un'abitazione, dove adesso si insiederà mia madre di nuovo, insomma, perché qua non, adesso ci notificheranno la richiesta di sgombro, l'ordinanza al comune, poi niente, vediamo, aspettiamo. In verità c'erano varie ordinanze anche in passato, non è questa la prima volta, in tutta questa zona è piuttosto franoso, poi avrete visto ci sono varie palazzine che sono in parte crollate, anche vicino dove stanno loro, insomma, sì. Però è un po' deprimente, questo palazzo sta qui da 300-400 anni, insomma. Sì, insomma, sta qua da un po' di tempo, insomma, quindi speriamo che si venga almeno salvaguardato il palazzo, insomma, anche perché è un monumento nazionale, quindi. Adesso apriamo l'ampia pagina dedicata al Covid, laboratorio fermo, niente tamponi a Corigliano Rossano, l'area più colpita dal virus nel Cosentino, nei frigoriferi ce ne sono 200 da processare, una situazione al limite da risolvere in fretta, le parole del sindaco Flavio Stasi, ma sentiamo i nostri servizi. 250 tamponi effettuati nei giorni scorsi, ancora da processare. Situazione di stallo sullo Ionio Cosentino, causata dalla carenza di reagenti. Davvero il colmo, visto che per mesi si è attesa la realizzazione del laboratorio di Rossano per offrire un contributo al territorio della provincia di Cosenza, in grave difficoltà proprio per la mancanza di strumenti e personale per analizzare i test. Dal mese di novembre la situazione è migliorata, sia per l'entrata in funzione del nuovo laboratorio e anche per il supporto del laboratorio mobile presente all'interno dell'ospedale da campo militare dell'esercito, montato a Vagliolise. Da ieri però i virologi di Rossano sono costretti a lavorare a rilento, centellinando i reagenti disponibili e così si sono accumulati centinaia di tamponi in attesa di essere processati. Ad ogni tampone corrisponde un soggetto che aspetta di sapere se è positivo o meno. C'è chi deve sottoporsi a cure o visite mediche e dovrà procrastinarle e c'è chi ha avuto contatti con soggetti positivi o presenta sintomi influenzali e dovrà rispettare l'isolamento in attesa di conoscere il proprio status. Ecco perché i dati quotidiani sui contagi non sono proprio affidabili. Cali e aumenti dipendono anche e soprattutto dal numero di tamponi processati sul territorio. Che in Calabria la curva sia in una fase di rialzo lo dicono i ricoveri, che in provincia di Cosenza sono a 438. Alcuni reparti attivati nei mesi scorsi e l'ospedale da campo stanno assorbendo la pressione sull'Annunziata, che altrimenti sarebbe già in sofferenza. Capitolo vaccinazioni. Per il secondo giorno consecutivo, la pagina che informa sul numero di soggetti vaccinati nelle varie regioni e le dosi giunte in Italia è in tilt. Sulle tabelle pubblicate dall'AIFA, invece, non si scorgono modifiche rispetto ai dati di ieri. Calabria sempre ultima in attesa di ricevere un'altra fornitura da parte di Pfizer per capire quante dosi destinare alla seconda inoculazione e quante a soggetti da vaccinare ex novo. Serve cautela per non restare senza dosi e la cautela non è proprio congeniale con la rapidità con cui si dovrebbe estendere l'immunità nella popolazione, soprattutto in quella con età e rischi elevati. Io sono stato informato di questo problema perché ovviamente, come potete immaginare, ci sono altre le figure che dovrebbero essere deputate al controllo e al monitoraggio di queste cose. Mi hanno informato ieri sera di questa difficoltà nel laboratorio, ve lo ricordo, è l'unico laboratorio installato in uno SPOC, l'unico laboratorio al di fuori degli hub. Sono intervenuto subito, stamattina sono arrivati già i kit, i reagenti per 3.000 tamponi, per cui l'attività del laboratorio in questo istante, diciamo da qualche ora, è ripartita. Certo si tratta di pochi reagenti, sono circa 3.000, so che in arrivo e sto sollecitando l'arrivo di altri circa 13.000, insomma dei kit per 13.000 tamponi. La cosa che lascia un po' perplessi è che sembra che non ci sia una programmazione rispetto a questo, nel senso tra le attività più importanti e principali, credo, per la lotta alla pandemia c'è proprio quella quello dell'effettuare i tamponi, degli screening, di avere dei risultati veloci. Da quando c'è il laboratorio di Rossano, un po' più di qualche mese, a dire la verità, il tracciamento si è ripreso, nonostante, come dire, questa seconda ondata del virus si sia rivelata particolarmente aggressiva. Corigliano Rossano, come in altri posti, purtroppo nelle città
Nelle città grandi poi confluiscono anche, ovviamente, per fortuna, anche tanti concittadini dei luoghi vicini, per cui si concentrano anche purtroppo le diffusioni del contagio. Però la cosa, ripeto, che lascia perplessi è che non ci sia una programmazione, perché è evidente che il laboratorio di Corigliano Rossano può processare un certo tot di tamponi giornalieri, per cui penso che l'azienda sanitaria debba assolutamente programmare l'arrivo dei reagenti non il giorno prima, ma 20 giorni prima rispetto a questa attività. Io ricordo il periodo, le settimane precedenti all'attivazione del tampone, che erano le settimane in cui io avevo coniato un triste hashtag, che è zero tamponi, perché faceva, che stonava con zero contagi. In realtà non è che c'erano zero contagi, non c'erano tamponi, perché il laboratorio dell'Annunziata, ve lo ricorderete, era completamente bloccato. Avevamo bloccato, avevamo mandato anche degli stock in altre aziende sanitarie di altre regioni. Adesso questo rallentamento sicuramente sta mettendo in ulteriore difficoltà un dipartimento prevenzione dell'azienda sanitaria, che ha il dovere, il compito arduo di tenere a bada la diffusione del virus in un momento in cui è molto complicato, perché ovviamente le nostre comunità non hanno la pazienza che hanno avuto nella prima ondata, non hanno la solidità, la stabilità, perché sono da mesi che vivono con questa situazione. Pensiamo alle attività commerciali, pensiamo a tante persone che vivono anche delle difficoltà economiche a causa di questa emergenza pandemica, per cui in un momento così difficile è assolutamente necessario che ci sia la massima efficienza nel trattamento. E a proposito di emergenza pandemica, nel borgo di Piani, frazione del comune di Acquaro, nel Vibonese, nelle ultime ore si è registrata un'impennata di contagi. Su una popolazione di circa 300 persone si registrano 8 positivi da tampone molecolare, 7 da test antigenico e 2 pazienti Covid ospedalizzati. Inoltre 7 cittadini hanno avuto contatti stretti proprio con soggetti positivi, riferiscono dal Dipartimento di prevenzione dell'ASP di Vibo. Ma andiamola a vedere insieme i numeri del bollettino regionale di oggi. Crescono i contagi nelle ultime 24 ore in Calabria, sono 313 nuovi positivi, mentre sono 3.162 i tamponi eseguiti. Le persone risultate positive al coronavirus dall'inizio della pandemia sono 29.833, quelle negative 464.842. I casi confermati oggi sono così suddivisi: 72 a Cosenza, 65 a Catanzaro, 21 a Crotone, 23 a Vibo Valentia e 132 a Reggio Calabria. Aumentano anche i ricoveri ospedalieri, sono 303 in reparto, mentre 27 in terapia intensiva, 4 i decessi che si registrano oggi, 2 nel Cosentino, 1 nel Catanzarese e 1 nel Reggino. Ed ora ci spostiamo a Castrovillari, dove il sindaco Lopolito ha tracciato un bilancio della situazione pandemica nella cittadina del Pollino. Attualmente la situazione è questa. Ci contiamo anche quelli che scadranno domani. Abbiamo 59 positivi attuali in quarantena ai tamponi molecolari e 27 che devono essere confermati perché sono tamponi antigenici. Così il sindaco di Castrovillari, Mimmo Lopolito, traccia un bilancio della situazione pandemica nella città del Pollino, sottolineando che la situazione va migliorando rispetto alla fine dell'anno e all'inizio, dove si sono registrati tanti positivi. Solo in 4 giorni abbiamo avuto 100 positività. Però è stato, ecco, un gran bene fare questi tamponi antigenici, sia quelli nostri che facciamo all'area mercatale, sia quelli che vengono fatti nei laboratori, perché hanno consentito di mettere immediatamente in quarantena, le persone. Poi, individuato un positivo, immediatamente vengono a catena quelli che hanno avuto contatti. Ed erano due ceppi. Uno di quelli che si erano visti perché insieme avevano fatto, come si suol dire, c'è quest'usanza di fare il maiale ancora insieme, ma adesso non si fa il maiale insieme, e gli altri invece che avevano passato tranquillamente la domenica insieme guardando la partita, che quindi evidentemente tra di loro c'era un positivo. Il virus è un nemico che si presenta con le sembianze di un amico, dice Lopolito.
Ecco perché dobbiamo diffidare assolutamente di tutti. Sindaco, dopo la chiusura del reparto di cardiologia si è dovuto chiudere anche il reparto di chirurgia per positività. A chirurgia invece la situazione è diversa perché non si tratta di un operatore dell'ospedale, ma di un paziente che non è nemmeno di Castrovilla, è di un comune limitrofo, non tanto vicino a noi, che era ricoverato e solo dopo il ricovero è stata accertata appunto questa positività al molecolare. Anche lì sono scattati ovviamente i meccanismi di controllo e non appena verranno effettuati, anzi avremo i risultati di tutti i tamponi molecolari, verranno riaperti anche lì i ricoveri. Sindaco, e per quanto riguarda le scuole, com'è la situazione? Allora, per quanto riguarda le istituzioni scolastiche, noi abbiamo in questo momento due classi in isolamento fiduciario, una classe di una scuola elementare e una classe della scuola dell'infanzia. Queste situazioni si potevano tranquillamente evitare con un poco più di attenzione. Per cui, che cosa mando a dire alle famiglie? Che se c'è anche semplicemente un sintomo, che sicuramente non è Covid perché in questo periodo ci può essere influenza, i figli non vanno mandati a scuola. Intanto è stata installata al Centro Organizzativo Territoriale di Cosenza la piattaforma nazionale per monitorare la progressiva somministrazione dei vaccini, garantirà un continuo aggiornamento. Questo ad esempio è il notebook. Disponibile e pronta per entrare in funzione per la provincia di Cosenza, la distribuzione dei dispositivi per l'utilizzo della piattaforma nazionale, idonea ad agevolare le attività di distribuzione delle dosi vaccinali e il suo relativo tracciamento. La piattaforma nazionale esegue le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse, nonché le operazioni di trasmissione dei dati al Ministero della Salute. Questo garantisce appunto la informazione diretta tra i punti vaccinali dell'ASP di Cosenza e la Regione, così che la parte centrale del Ministero quindi ha consapevolezza di quanti vaccini per ASP vengono effettuati. La distribuzione di questi dispositivi informatici, come verrà effettuata? Viene effettuata appunto per la costituzione dei centri vaccinali, quindi sia per quanto riguarda per esempio il PO di Cetraro, che è punto vaccinale, il presidio ospedaliero di Paola, l'area del distretto Esaro Pollino sarà distribuito presso il presidio ospedaliero di Castrovillari e l'USCA di Castrovillari, la zona dello Ionio, quindi Corigliano e Rossano, l'USCA di Cosenza, Aprigliano, Amantea e Scalea, Monte Alto Ufugo e il poliambulatorio di Quattromiglia, cioè tutti i punti vaccinali della provincia. Una piattaforma che una volta installata permetterà di tenere sotto controllo l'andamento delle vaccinazioni e il tanto richiesto e soprattutto agognato tracciamento. Ancora la cronaca dalle carte dell'inchiesta Faust, emergono ombre sui concorsi espletati nel comune di Rosarno, inerenti tre posti per la gestione di un centro per migranti. Il clan pisano di Rosarno, duramente colpito dall'operazione Fausto dei carabinieri e della procura distrettuale di Reggio Calabria, scattata nella notte tra domenica e lunedì, era riuscito negli anni ad allargare le sue aree di azione, ampliando la rete di relazioni e complicità con altri pericolosissimi gruppi mafiosi. Dalle carte dell'indagine emergono solidi rapporti con i camorristi di Battipaglia, un'alleanza strategica finalizzata al commercio della droga. Il narcotraffico per i diavoli, così vengono chiamati i pisani, a Rosarno e negli ambienti di 'Ndrangheta era una delle principali attività, se non la prima in assoluto. Estorsioni, usura, corruzione politica erano certamente argomenti prioritari in agenda, ma la droga era autentico oro. Ecco quindi le alleanze, ecco quindi le attività di diplomazia, si fa per dire ovviamente, di Giuseppe Pace, fedelissimo di uno dei big dei Pisano, Salvatore. Era Pace infatti a fare da garanzia del buon fine degli affari con i clan di Battipaglia, l'uomo
l'uomo è legato sentimentalmente a Rosa Sica, legata a sua volta ad una famiglia di Camorra, e nelle sue frequenti permanenze a Battipaglia era ospitato a Palazzo De Feo. I De Feo sono una storica consorteria organica alla nuova Camorra organizzata. Dicevamo prima della politica, i Pisano al comune di Rosarno avevano un uomo di fiducia, l'assessore Domenico Scriva, insieme al sindaco Giuseppe Aidà, finito ai domiciliari. Al momento non si sa se siano intervenuti direttamente, ma su alcune procedure concorsuali per individuare figure tecniche gli inquirenti avrebbero rilevato gravissime irregolarità. Alcuni funzionari, Scriva e il sindaco dovranno rispondere di queste vicende, ma alla procura di Palmi. Infatti, non essendo stata rilevata l'aggravante mafiosa, è la procura della città tirrenica ad essere competente. L'inchiesta quindi potrebbe avere uno stralcio. Adesso vediamo come hanno chiuso le borse. Chiusura positiva per le borse europee, con Wall Street che vola verso nuovi record. Gli operatori guardano alle trimestrali, con Procter & Gamble e Morgan Stanley che hanno pubblicato i risultati, ma i riflettori sono puntati soprattutto sulla cerimonia per l'insediamento di Joe Biden in una Washington blindata dopo l'assalto a Capitol Hill delle scorse settimane. In Europa gli operatori guardano già la riunione di domani della BCE, ma continuano a monitorare anche l'andamento della pandemia, e la Germania ha prolungato il lockdown fino a metà febbraio. In Italia l'attenzione resta prevalentemente concentrata sulla politica, con il premier Giuseppe Conte al lavoro per rafforzare la maggioranza dopo la fiducia risicata incassata ieri dal Senato. Dall'agenda macroeconomica, l'inflazione di dicembre dell'Eurozona è rimasta stabile a meno 0,3%. Così il FTSE MIB di Milano ha chiuso in progresso dello 0,9%, bene anche il DAX di Francoforte a più 0,8%, il CAC 40 di Parigi a più 0,5%, il FTSE 100 di Londra a più 0,4%, poco mosso invece l'IBEX 35 di Madrid a meno 0,1%, oltreoceano corre il Nasdaq a più 1,6%, trainato da Netflix dopo i conti diffusi ieri sera con un boom di abbonati, bene anche l'S&P 500 a più 1%, il Dow Jones a più 0,6%. Sul Forex l'euro dollaro arretra 1,21 e il cambio dollaro yen scivola a 103,6. Tra le materie prime viaggiano in rialzo le quotazioni del greggio, con il Brent a più 1% a 56,5 dollari e il VTI sempre a più 1% a 53,5 dollari. Sull'obbligazionario il BTP Bund si amplia a 114 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,61%. Tornando a Piazza Affari, tra le big cap gli acquisti premiano Leonardo a più 4,4% dopo un nuovo contratto di Thales Alenia Space, di cui detiene il 33%, rimbalzo per Unicredit a più 4,2% in attesa di novità sul nuovo CEO. Acquisti anche su A2A a più 3,4% dopo la presentazione del piano 2021-2030, che prevede in 10 anni investimenti per 16 miliardi con focus sulla sostenibilità. In calo invece Recordati a meno 2,2% e Atlantia a meno 1,4%, realizzi anche su ERA che chiude a meno 2%. Grazie e buon proseguimento di serata da Market Insight. Adesso vediamo il meteo. Un campo anticiclonico presente sul Mediterraneo centrale garantirà per alcuni giorni sulla nostra regione una fase stabile. Le temperature continueranno a salire progressivamente e gli effetti si avvertiranno maggiormente nella giornata di giovedì, quando ritorneranno più o meno in linea con le medie stagionali. Domani alternanza di schiarite a parziali coperture a causa del transito di nuvolosità medio-alta, temperature in ulteriore aumento. Domani mosso il Mar Tirreno con venti di direzione meridionale, molto mosso il Mar Ionio ad esclusione del Golfo di Corigliano, che risulterà poco mosso. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando, oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com, anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. E anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.